Bravi, siete contenti? Avete rovinato un'altra domenica. Complimenti. Ho appena fatto una live con Rosso Nuovo fino alla morte, se non l'avete vista, cioè, alla fine non è che dovete vederla dopo, dovete vederla comunque in diretta, che dura un bel po', dura 2 ore, perché comunque abbiamo iniziato tutta la partita insieme, e potete vederci un po' incazzati, ecco. Perché sì, oggi abbiamo perso pure col Verona, 2-1. Vergognatevi. Siete contenti? Mi avete rovinato un'altra domenica. Siamo la barzelletta d'Italia. Lo eravamo già, ma da questo momento poi siamo ancora di più la barzelletta d'Italia. Soffrire col Verona, giocare in campo aperto col Verona gli ultimi 5 minuti, 13 calci d'angolo, un sacco di parate di Donnarumma. E in più ci facciamo segnare perdendo su calcio di punizione all'ultimo secondo. Bravi. Veramente bravissimi. Abbiamo creato qualcosa oggi? No. Solo il gol. Quelle occasioni che dovevamo creare, Bacca, alla fine, bravo, complimenti. Vi dovete vergognare, dovete andare a lavorare, ok? Basta. Io mi sono rotto il cazzo adesso. Semplicemente. Ho tollerato la partita con l'Atalanta, col Chievo, col Sassuolo, con la Lazio in casa. Anche col Carpi in casa. Ma questa no. Avete rotto i coglioni adesso, ok? Penso che non mi avete mai visto così arrabbiato, ok? Mai visto così arrabbiato. Ma quando è giusto, è giusto. Quando le cose bisogna dirle dopo una partita del genere, bisogna dirle. Dovete farvi un cazzo di esame di coscienza, ok? Ve lo dovete fare, dire chi siamo. Siamo veramente il Milan, siamo degni di indossare questa maglia. Non lo siete, vi rispondo subito io. Non lo siete assolutamente. Su quella maglia c'è stato 7 Champions League. Quella maglia è importante. E voi pensate di essere degni di indossare questa maglia? Dopo che nelle ultime 7 partite ne abbiamo perse 4. Contro l'Atalanta, contro il Sassuolo, pareggiato con Lazio in casa che aveva appena perso lo Sparta Praga 3-0, perdere col Verona fuori casa al 90esimo, farci umiliare da tutta Italia. Bravi. Se pensate questo è il Milan, state sbagliando di grosso. Voi non siete dei professionisti, voi siete dei dilettanti, meritate di andare in promozione a giocare, non in Serie A, al Milan. Andate al Carpi a giocare, anzi il Carpi è molto più forte di noi. Oggi il Verona l'ha mostrato, giocava molto meglio di noi, ha fatto più occasioni, ci metteva pressione, non facciamo niente. Perché facciamo cagare dal primo all'ultimo. È una squadra da ricostruire, ok? Tutta la squadra, non se ne salva uno. Anzi, Donnarumma, perché ci ha provato a tenerci in piedi fino alla fine. Ha quasi anche intuito il rigore e ha anche fatto buone parate. Lui è l'unico punto di riferimento e bisogna radere da solo tutto e rifare da zero e cacciare tutti a calci nel culo da primo all'ultimo. E non salvo neanche Bacca adesso. Basta, mi ha rotto i coglioni anche lui. Perché non si può, col Carpi ha giocato di merda e anche oggi cosa ha fatto Bacca? Davanti alla porta ti fai la rabona, puoi non saper tirare di sinistro e fare la rabona? Eh? Perché parliamo di Menez, ha segnato, anch'io lo facevo quel gol, senza gambe, con le ginocchia. Poi cosa ha fatto? Lento come un bradipo, come un bradipo. Onda non ne parliamo, Onda e Menez insieme non facevano neanche un 70 di velocità, ci fa per dire. Centrocampo, dai, José Mauri si salva, complimenti. Che da 6 risicato proprio, quindi non è che ha fatto una grande partita. Gli altri? Andate a fanculo. La difesa l'avete vista. Buchi ovunque, acquazzone ovunque. 10 minuti partivamo, questi facevano lanci a 30 metri e andavano davanti alla porta. Pazzini, il temibile Pazzini, ragazzi. Tutto via questa squadra di merda, tutto via. Questa squadra è da radere al suolo, ok? Facciamo cagare, da rifare tutta, passo per passo, perché non si può giocare così. Non si può diventare la barzelletta d'Italia. Facciamo più ridere noi che il Verona, vi rendete conto? Non è più una questione di darsi una svegliata qua. Qua è una questione di cambiare radicalmente. Un'altra domenica rovinata, complimenti. Forza Milan, eh? Sì.